Adesso sì che è veramente cominciata Caronnese Solbiatese. Subito lancio lungo sulla fascia sinistra della squadra di casa per la retroguardia di Michele Ferri. Lo Russo salta, Battistella mette il cross in mezzo e in girata Luis Martinez stava riuscendo a realizzare un gol bellissimo. Pallone per Scapinello, Silla, se la scambiano bene i due. Boubacar Silla, pallone in area di rigore a centro area e non riesce il colpo di testa a Luis Martinez. Gabrielli che batte veloce, sempre per Boubacar Silla, se ne va al numero 7 con un'altra finta, anche un altro avversario. Boubacar Silla, pallone al centro per la conclusione di Federico Riceputi. Pallone alzato, si lotta di testa, Zibert, Cannizzaro non riesce a fare più nel suo, Scapinello! Che gran gol per Denis Scapinello che firma il suo terzo gol in campionato. Baldan a centrocampo per dare esperienza e solidità alla squadra e la Raia invece più avanzato al posto di Silla. Tanta confusione in questa situazione con tutti i giocatori della Caronnese attorno al direttore di gara. Dovrebbe essere stato espulso il numero 3, Gabriele Napoli. Gabrielli, lancio lungo per Scapinello. Lotta e combina il pasticcio, la difesa della Caronnese. Arriva il gol di Giuseppe Torraca. No, non si intendono Paloschi e il difensore della squadra di casa, consegnando di fatto il pallone al numero 11 che ha segnato il 2-0, Giuseppe Torraca, mettendo il lucchetto alla partita che finisce adesso. È finita Caronnese Solbiatese, vince la squadra di mister Danilo Tricarico per 2-0. Decidono i gol di Scampinello al 13° e di Torraca al 49° del secondo tempo. Caronnese che ha giocato una brutta gara facendosi schiacciare troppe volte dal pressing della Solbiatese, che adesso va in testa alla classifica in solitaria a 9 punti, punteggio pieno per la squadra ospite che continua il suo percorso in un avvio di stagione davvero perfetto.